a fact that I'm the seventh son. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Oggi abbiamo ospite Filippo Losito con Daddy Cool. E naturalmente è inevitabile il riferimento a Boney M, quindi un riferimento altissimo, direi di alta cultura musicale. E vi ricorderete tutti questo famosissimo brano musicale del 76. Del 76, sei preparatissimo. Ho cercato di essere adeguato al tuo romanzo. Romanzo di formato quasi pocket, copertina strepitosa e edito da Compagine. Compagine è un piccolo editore... Piccola casa editrice torinese che non fa molti libri, ma diciamo quando li fa, più o meno uno all'anno, cerca di curarlo nei dettagli. Filippo è docente alla scuola Holden, ma entriamo subito nel vivo di questo romanzo che è tutto da gustare. Attenzione, tratta di un argomento molto serio, anche molto intimo, che è la malattia del padre, e stiamo parlando del morbo di Alzheimer. È devastante e che stravolge tutti i rapporti in una famiglia, ma allo stesso tempo è un romanzo che ha delle note comiche, ma vedremo come tu riesci a oscillare bene in maniera elegante ed efficace tra questi due argomenti. Comincia ambientare il romanzo ha dei protagonisti. Il primo protagonista è il figlio di Nino Cacciatore. Sì, è la storia di una ricerca. Il protagonista del romanzo è Nicola Colì, chiamato Colì dal padre, ha 25 anni e sta vivendo l'inizio di una nuova storia d'amore, ma l'inizio di questa storia d'amore vede anche l'aggravarsi della malattia del padre, no, l'Alzheimer, come diceva. Che prima dei segni subdoli, vero? Sì, tra l'altro appunto il libro nasce da un'esperienza autobiografica e se prendiamo la citazione di Flaubert che dice Madame Bovary c'est moi, evidentemente tutti i libri sono autobiografici. Questo nasce da un'esperienza autobiografica perché mio padre davvero ha avuto l'Alzheimer, però poi come ogni romanzo inevitabilmente nel momento in cui diventa un prodotto narrativo diventa chiaramente finzione. E la storia è la storia della ricerca di Nino. Nino si perde per 2 giorni e mezzo in Costa Azzurra, dove è andato lì perché la madre non si rassegnava alla malattia, continuava a credere che queste avvisaglie dell'Alzheimer fossero soltanto dei momenti legati alla vecchiaia, e quindi la madre si rassegna, pensa che portando il padre per 2 giorni e mezzo al mare lo stress eccetera eccetera passi. Ma lì, lì accade chi l'ha visto, poi accade chi l'ha visto e vedremo la seconda parte del romanzo. Tornando sull'Alzheimer, sì, che è un tema che coinvolge molte persone in ascolto, e si può gestire questo tema in varie maniere. E come genere qualsiasi tema può essere trattato in maniera diversa, e mi è piaciuta molto la tua leggerezza arguta e profonda. E il protagonista si occupa anche di comicità, quindi sì, fa il comico. Parlaci di questo aspetto, di anche del comedy studio. Sì, intanto partiamo da un presupposto, no? Io insegno anche, no, scrittura comica, la comicità nasce dalla tragedia, se non esiste tragedia non può esistere la comicità. Prendiamo la gag comica per eccellenza, quella proprio classica allora un tizio scivola sulla buccia di banana, se il tizio cade e si rialza, noi ridiamo, lo prendiamo in giro. Se il tizio scivola sulla buccia di banana, sbatte la testa e ci resta secco, se ridiamo abbiamo qualche problema noi. La prima cosa che facciamo è come minimo chiamare un'ambulanza.
Quindi la comicità nasce fondamentalmente dalla tragedia, e la tragedia in ogni caso è un'opportunità per sviluppare comicità. E in generale è anche un modo, come dire, no, di affrontare la vita. C'è il detto che dice il riso fa buon sangue, e ci sono delle università americane, chissà perché sono sempre gli americani che fanno questi studi, che sono andati a vedere che effettivamente il riso, la risata produce, no, degli effetti benefici a livello biochimico nel nostro corpo. È anche un modo di esorcizzare o di elaborare una sofferenza. Esatto, di elaborare, quindi, come dire, cioè l'aspetto tragico è quello immediato, no? Però poi la comicità ci lavora sopra ed è un modo poi per porsi in modo diverso rispetto alla tragedia. Ecco lì Nicola, il figlio di questo malato di Alzheimer, da prima imposta le sue battute comiche senza troppo successo, da quello che ho capito dal tuo romanzo, ma poi attraverso l'elaborazione comica, la trasfigurazione comica della sua sofferenza, giunge ad azzeccare il suo mood. E quindi, per esempio, è interessante che le sue battute rispecchiano esattamente quello che sta succedendo a casa. Esatto. E sì. Allora, prendiamo tre sintomi dell'Alzheimer, sì, e ci giochiamo un po' assieme. Giochiamoci. Per esempio, sì, primo sintomo, perdita dell'orientamento spazio-temporale, cosa serissima. Che cosa, come la trasforma teatralmente il nostro Colì? Allora, primo sintomo, perdita dell'orientamento spazio-temporale. L'altro giorno mio padre è andato dal tabaccaio dietro casa. Un'ora dopo l'ho visto rientrare dalla porta opposta senza sigarette. Papà, ma da dove arrivi? Il tabaccaio è di là. E lui, sorpreso, quasi a giustificarsi. Vorrà dire che smetterò di fumare. Chiaro. Secondo sintomo, perdita della memoria procedurale. Una sera stavo cucinando, l'acqua bolliva, così ho chiesto a mio padre di passarmi il sale grosso. Lui ha aperto la credenza, ha preso il barattolo di camomilla solubile e l'ha versato nell'acqua per la pasta. Papà, ma la camomilla nella pasta? Gli ho detto. Beh, vorrà dire che andrò a dormire prima di cena. Terzo sintomo, alterazione di logica e giudizio. È più grave. Domenica sera stavamo guardando Juve-Milan e si è messo a esultare dopo il gol di Nesta. Papà, ma tu sei sempre stato della Juve, gli ho ricordato. Vuol dire che ho bisogno di novità, ha risposto. Ecco che stiamo entrando nella trama del romanzo, nei movimenti. Un altro personaggio, perché non possiamo raccontare tutto, come sempre, sì, i libri sono... Sì, guarda, ecco, su questo, no, appunto, cioè il concetto è vero, sono momenti tragici, il momento in cui un genitore scambia il sale per la camomilla, il momento in cui... ricordo anche la prima volta che ho visto mio padre, che aveva detto davvero vado a comprare le sigarette, io poi ero uscito e l'ho visto tornare dall'altra parte senza sigarette. Chiaramente sul momento ti scuote, però poi in realtà se tu l'analizzi questa cosa qui puoi arrivare a riderci sopra, nel senso che se arrivi a riderci sopra, no, in qualche modo l'hai accettata, e nel romanzo, poi no, nella vita è più difficile, nel romanzo bisogna, come dire, è sempre una sintesi di alcune cose. C'è questo conflitto fra Nicola e la madre, nel senso che la madre continua a vivere questa come con l'aspetto più pesante della tragedia, ha un'altra età ed è probabilmente più difficile pensare di poter rimanere da soli. Nicola ha 25 anni, ha conosciuto una nuova ragazza, ha la sua carriera da comico, eccetera, eccetera, e quindi probabilmente ha le risorse, no, per riderci sopra. Volevo contestualizzare questa cosa qui e raccontarla, no? Poi fa il comico e quindi ha degli strumenti. Questa è anche una storia di una famiglia meridionale che è emigrata negli anni classici, anni 60, fine dei 60, in Piemonte. Il papà ha 9 o 10 fratelli, sorelle, sì, tanti. E tra questi ecco che emergono due personaggi. Uno è un fratello del padre che si chiama Angelo, e l'altra è una sorella che si chiama Marisa, la vediamo dopo. Questo Angelo è un personaggio assolutamente di per sé comico, patetico, ha un'arguzia maschilista, insomma, raccontaci di questo zio. Beh, allora, Angelo si chiama Angelo perché pronuncia così il suo nome, che sarebbe Angelo, ma lui dice Angelo. E Daddy Cool è anche, insomma, un po' la storia di una famiglia, come dicevi giustamente, perché Nino, il padre Nicola, che si perde, è il primo
dei fratelli ad essere emigrato, no? ed essere arrivato poi al nord, quindi negli anni 60. Angelo invece era il più piccolo di questi fratelli, l'ultimo ad essere emigrato e quindi assetato di una costante ascesa sociale, ma anche da un forte desiderio di competizione, come dire, un desiderio di arrivare a emulare quello che era stato il pioniere della famiglia, che era stato il padre di Nicola. E Nicola si ritrova quindi durante questo viaggio, che è un viaggio alla ricerca del padre scomparso, quindi mentre il padre sparisce insieme allo zio, che era stato il suo idolo, no, nell'adolescenza, il suo idolo maschile, ha l'opportunità di rievocare la memoria del padre anche attraverso degli aneddoti, degli aspetti che non conosceva e che gli vengono portati su dallo zio. Quindi è una ricerca chiaramente di identità e segue il filone poi maschile, no, della famiglia. Infatti l'aspetto legato alla virilità di Nicola, alla capacità di fare ridere a partire dalla propria identità, la propria verità, sarà per lui questo percorso. Però al confronto con questo personaggio, come dicevi te, cioè, maschilista, conquistatore di donne, sì, insomma, femmine, poi vedremo alcuni sviluppi, ma questo è anche... Però Angelo vuole essere il numero uno. E allora presentiamo in Technicolor Panavision l'ambientazione di questo Angelo, così si fotografa subito. Quale pagina mi dai? La 57. Ah, ok. Gira con questa Alfa 156 e allora fotografia dello zio. Per Angelo l'Alfa 156 grigio metallizzato con alettone sul posteriore, lettore CD Blaupunkt con RDS incorporato nella plancia, interni in radica, 4 airbag 2000 di cilindrata, cerchi in lega, 35 milioni pagabili con finanziamento decennale, non era solo una macchina, ma il certificato che lo faceva entrare di diritto nella ristretta categoria uomini che possono permettersi una berlina. Questo è il automobili, donne. Tra l'altro Angelo gestisce un'osteria, una trattoria piemontese-pugliese, e come ce ne sono tante a Torino, e ha accompagnato durante l'adolescenza il nipote da Mauro in quei classici ristoranti, e parlano di football, e parlano di un'altra cosa che inizia con la F. Perché esatto. Angelo direbbe così. Angelo, poi dobbiamo immaginarci tutti con i classici Ray-Ban, e io me lo vedo con le zampa d'elefante, sempre a fare un crocifisso d'oro sul petto. Insomma, esagerato. Ma questa esagerazione del personaggio, entrando proprio nel letterario, è come un motore attorno al quale gira tutto il romanzo, perché sì, dà questa verve particolare che accompagna nelle vicende che vedremo. C'è una colonna sonora nel tuo romanzo che va da Alex Britti ai Talking Heads di Psycho Killer. Un po' a me piace sempre mettere insieme, no, l'alto e il basso, perché poi questo è uno degli elementi della commedia, ma in generale è più quello che penso io della vita d'ogni giorno, in cui veramente le cose si mischiano, non c'è confine. Sì, ma è anche un antico motto alla Ermete Trismegisto, così in alto, così in basso, e lì sta la verità, ma è difficile coglierla. Questa te la rubo per le mie lezioni, va bene questa citazione? Assolutamente. Posso? Ok, mi ha dato i diritti in televisione, quindi posso farlo. E quindi c'è una colonna sonora, nel senso che, vabbè, chiaramente il titolo della canzone, Daddy Cool, com'è che comincia la canzone? Pare che sia stata incisa all'inizio, che poi la nostra regia manderà con una bacchetta sui denti così. Del sound engineer. Ma quindi c'è la colonna sonora. Che Daddy Cool è anche la suoneria, no, di Nicola, quindi... Sì, però Daddy Cool è usato in questo romanzo come un riff. È un riff. Cioè come un ritornello che gira e dà musicalità, e dà un certo ritmo. Esatto, cioè, anche perché oggi, come dire, no, la nostra vita è... Noi siamo sommersi dai social, dai nuovi media, e chiaramente anche, cioè, in un on the road il telefono esiste, quindi quella che se fosse stato scritto 30 anni fa non ci sarebbe stato, ma oggi il telefono scrive in continuazione, quindi questa suoneria cadenza anche un po' il ritmo al romanzo, perché dà idea delle notizie che arrivano, no? degli sviluppi della ricerca. Colora anche in una forma vintage o démodé, come vogliamo, ma il démodé inizia già subito con la prima scena del romanzo, in cui il protagonista è con la fidanzata in questa stanza dove sono appesi vecchi schizzi di un certo Fioruccio Colombo,
che danno un po' un tono del tempo che è passato, dell'inesorabile trascorrere del tempo. Il romanzo poi si sposta in Costa Azzurra, dove la moglie del protagonista, cioè del papà, e una delle sorelle, Marisa, si trasferiscono temporaneamente. E Colì e lo zio arrivano in Costa Azzurra alla ricerca del padre perduto. Loro fanno questo viaggio, intanto, che è un viaggio in cui Nicola ha modo di ritrovare una vicinanza con lo zio che non aveva da un po' anche di anni. Anche una lontananza. No? Sì, esatto, una lontananza. E capire, no, effettivamente, quando Nicola aveva 15 anni, lo zio era il suo idolo, si ricordava delle sue conquiste, lo zio gli raccontava i particolari proprio quasi ginecologici di come funziona la femmina. Lasciamo perdere. Nicola a 25 anni si ritrova a dover rivalutare questo zio e dire: ma questo qui la racconta seriamente oppure è davvero così? E quindi dopo il viaggio arrivano in Costa Azzurra, dove Nicola trova una situazione incredibile, perché chiaramente nessuno ha idea di che cosa accada quando ti sparisce un padre, e Nicola pensa di arrivare lì, trovare la gendarmeria, trovare la televisione, trovare, e in realtà tutto sembra procedere come se nulla fosse, perché la madre sta cucinando, la zia sta facendo i tarocchi, perché ecco, questo mi ha molto intrigato, c'è anche la zia che fa i tarocchi, e c'è una nipotina che gioca con una bambola delle Wings come se nulla fosse. E quando arriva lì Nicola dice: ma che cosa sta succedendo? C'è questo aroma di pollo che alleggia nell'aria. E d'altronde la madre si difende dicendo: ma. E intanto parte un'impresa di ricerca alla Chi l'ha visto. Ho detto, c'è quindi il protagonista Colì, lo zio, questo strano personaggio, e Angelo, e poi c'è un certo Santino. E poi c'è un altro strano personaggio, Santino, che parla, che è un vecchio amico di famiglia trasferitosi in Francia, dove ha aperto una ditta edile, che parla un francese, sì, in gramlò, è un misto di appunto pugliese, molto campano, divertente, francese, quindi parla con questo strano gramlò, e non si capisce bene quale relazione abbia un po' con Marisa, un po' con la mamma, tant'è che Colì dice: ma come, mio padre è sparito da 6 ore e questo già flirta con te, ma chi è sto Santino? In realtà Santino appunto è un aiutante che con questo gramlò aiuterà Angelo e Nicola nelle ricerche durante quello che in Costa Azzurra è il periodo del Festival del Cinema di Cannes, quindi in questa atmosfera un po' carnevalesca. Sì. I tre autocostruiscono un volantino che poi fotocopiano, distribuiscono, vanno alla gendarmerie. Queste, la gendarmerie sono abbastanza gentili, nonostante i tre tipi siano molto pittoreschi. Insomma, invadono tutta la Costa Azzurra, quel tratto da Antibes, Juan-les-Pins, fino a Monte Carlo, di volantini sul papasco, su Nino cacciatore scomparso. E intanto ci sono delle avventure. Conoscono una ragazza magrebina, per esempio. Conoscono una ragazza magrebina. Con cui il protagonista, diciamo. Sì, nel senso che poi, appunto, c'è, cioè, una delle ferite, no, di Nicola è legato alla gelosia. In questa nuova relazione che ha. Uno spot, una relazione rapida. Con questa magrebina, lui ha conosciuto una ragazza di cui si sta innamorando e vuole sapere se la ragazza sia affidabile o meno. Martina. E chiede allo zio, se racconta un po' della sua storia. Lui è particolarmente geloso perché la ragazza ha avuto una relazione niente proprio di meno che con un cantante famoso italiano, con Cesare Cremonini, e Nicola, che fa l'artista, si sente chiaramente in competizione con un altro artista molto più importante di lui, e quindi pensa di non poter essere legittimo, che l'amore con Martina sia legittimo, e chiede allo zio: ma secondo te è affidabile o no? E lo zio gli chiede: è bionda o bruna? E scoprirete poi nel romanzo quale sarà la risposta che darà Colì, e quindi la reazione. Ci sono queste avventure. Nicola conosce poi la magrebina, conosce certo, questa ragazza magrebina, e allora poi dà loro un passaggio, perché lo zio è uno squinternato, posteggia in posti dove gli viene presa la macchina, e allora la magrebina li accompagna fino a Monte Carlo, quindi, a Monaco. Allora, fino a Monaco gli dove dà lo zio tenta il colpaccio di farsi anche i soldi, di recuperare i soldi. Va bene, stiamo cercando
stiamo cercando mio fratello, però siamo comunque in Costa Azzurra. E quindi siamo comunque a Monte Carlo. E quindi, tanto in quest'ora in cui siamo al casino di Monte Carlo, non accadrà niente. E quindi ci sono queste doppie forze. Da una parte la vita che va avanti, no? Quindi lo zio che va al casino di Monte Carlo, l'incontro con una ragazza che seduce Nicola e gli farà capire che forse anche lui non è così diverso da Martina. Altri incontri, altre paure, quindi da una parte, e poi insomma il fatto è, va bene, c'è la malattia, ma la vita va avanti. Noi come ci, da che parte stiamo? Cioè, assecondiamo un po' la vita e ciò che ci capita sul cammino, oppure ci chiudiamo in noi stessi a compiangere? Molto divertenti queste pagine delle avventure dello zio Angelo al casino di Monte Carlo, ma poi il romanzo in realtà è anche più complesso e nello stesso tempo lubrificato, cioè un meccanismo che è interessante dal punto di vista della composizione. Per esempio ci sono dei nastri, dei file, per così dire, del padre, che fanno dei flashback. Come hai voluto inserire questi flashback, diciamo, dal computer? Bah, allora, intanto devo dire, cioè, appunto, come ti dicevo prima, no, alcune cose nascono veramente dalle esperienze e poi sono romanzate. Io ricordo davvero, no, alcune cose fatte registrare a mio padre nel momento in cui la sua memoria stava andando via, no? Allora, nel romanzo, Nicola e Angelo stanno cercando il padre è malato, quindi nel momento in cui la memoria, il suo cervello, che è il database della sua memoria, sta piano piano affievolendosi, e dall'altra, come dire, il confronto fra loro sta facendo riemergere questa memoria, e contemporaneamente Martina, la ragazza di Nicola, che è rimasta a Torino, scopre un archivio nel computer di Nicola, cioè il padre ha lasciato dei racconti sulla sua vita, e questi racconti piano piano emergono andando a ricomporre, quindi andando a ricomporre quella che è la vera memoria di Nino, e che in questo modo, come dire, rinforza le radici e l'identità di Nicola. Quindi questi messaggi, questi racconti piano piano costellano, sì, il romanzo, e arrivano a creare quindi una nuova linea. Queste parti sono molto struggenti per chi, come entrambi noi, abbiamo perso i padri. Queste parti toccano, e chiunque di voi, cari telespettatori, che non considero privi di cuore, anche se talvolta ho il dubbio, visto che leggete poco, ma farete presto. Allora, i tuoi telespettatori leggono, quindi da quando c'è Chef Book leggono di più. Si sono impennate, si è impennata, sì, la percentuale vendite, di lettori in Italia. Ha sconvolto le vendite delle editorie italiane. Ma infatti, quando mi è arrivato l'ultimo, dopo questa trasmissione, mi aspetto un 40% in più di royalties. Lo vedremo. Il libro merita, comunque, garantisco. Ci sono anche dei ricordi giovanili, quindi, che emergono da questi nastri, e mi hanno fatto pensare anche a quando portavo mio figlio. Io sono padre, tu non ancora. E per esempio le partite di calcio. E quindi abbiamo il Pozzo Strada contro il CIT Turin, per esempio, e altri ricordi, naturalmente la pellerina, le partite di tennis del padre con un suo amico maresciallo che è mancato. Insomma, stiamo toccando vari temi. Un altro tema è quello, mi è piaciuto un riferimento dotto ad Ulisse con Nausicaa, cioè quando questo naufrago che è Ulisse viene spiaggiato sulla visione dei Feaci. Ma siamo in conclusione, battuta. Siamo in conclusione. Sì, arriverete, come dire, questo viaggio è chiaramente un'odissea, quindi mi sembrava quasi inevitabile, no, inserire un'analogia con Ulisse, però se avrete modo di leggere il libro capirete dove e capirete quando è situata. E anche una nota ecclesiastica: dal pulpito un sacerdote fa una predica quasi apocalittica in cui il protagonista è coinvolto e dovrà affrontare davvero i propri demoni, e solo affrontando i propri demoni potrà arrivare a riderne davvero sopra, ad essere poi finalmente alla fine del libro forse essere in grado di trascinare tutta la folla in risate oceaniche. Leggete Daddy Cool con colonna sonora a cui tu accennerai. Abbiamo Giorgio Gabber, abbiamo... Ma qui abbiamo... Qui abbiamo Daddy Cool, tatara, Daddy Cool, tatara, benissimo, tatara. Mai presentazione di libro
così serio negli argomenti e così comico o diciamo cabarettiano è stata fatta. Buona lettura a tutti. Grazie. About me, but soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar.